Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, bentornata Evelina Cristillan, presidente del Museo Egizio di Torino, membro del Consiglio della FIFA. Buonasera, benvenuto Andrea Orlando, deputato del Partito Democratico e ex ministro della Giustizia. Bentornato Aldo Cazzullo, vice direttore del Corriere della Sera, e bentornato Francesco Specchia, giornalista di Libero. Allora, nel pieno scontro tra governo e magistratura arriva il rinvio a giudizio per il sottosegretario Delmastro, subito dopo la pubblicità. Allora, vi faccio vedere adesso una clip di cui lei si ricorderà molto bene dell'occasione, Andrea Orlando. Ovvero, che cosa accadde in Parlamento il 31 gennaio scorso di quest'anno? Guardate. Il 12 gennaio 2023, mentre parlava con i mafiosi, ma dobbiamo concludere, onorevole. Concludo. Incontrava anche parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando, che andavano a incoraggiarlo nella battaglia. Grazie, onorevole. Allora io voglio sapere, Presidente, grazie, se questa sinistra sta dalla parte dello Stato, onorevole, dei terroristi con la mafia. Lo vogliamo sapere, onorevole. La ringrazio. Oggi. Allora, e questo era la pesantissima domanda che vi rivolse il deputato di Fratelli d'Italia, Donzelli. E siccome oggi il sottosegretario alla giustizia Delmastro, che aveva passato al suo collega Donzelli i documenti sulla vostra visita in carcere a Cospito, è stato rinviato a giudizio, ed è stato rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d'ufficio. Come cambia il racconto di tutta questa polemica che, diciamo, ha fatto discutere molto nel nostro paese? Ma giudiziariamente cambia solo un po', perché ricordiamo, siamo di fronte a un rinvio a giudizio, non siamo di fronte a una condanna. Voi avete chiesto le dimissioni. Noi non abbiamo chiesto le dimissioni, abbiamo chiesto di mettere all'ordine del giorno la censura che avevamo già presentato all'epoca. E perché l'avevamo presentata? La mozione di sfiducia. Perché l'avevamo presentata? Perché avevamo detto che Delmastro aveva utilizzato delle informazioni riservate per colpire dei parlamentari dell'opposizione e non per i fini di istituto, e che quelle informazioni erano utilizzate con finalità di carattere diffamatorio. Il rinvio a giudizio conferma questo, che a questo punto non è più, diciamo, una possibilità, diventa una probabilità, pur non essendo una certezza giudiziaria, ma dal punto di vista politico, diciamo così, gli argomenti dell'epoca si rafforzano. Vorrei ricordare che a tutela poi della buona condotta di Delmastro, all'epoca scese in campo il ministro Nordio, scese in campo la ministra Meloni, scesero in campo, mi dispiace dirlo, anche la Presidente del Consiglio, anche Meloni, dei importanti editorialisti del nostro paese, anche del giornale di Cazzullo, che ci spiegavano che il tema era il nostro errore andare in carcere e non invece, in fondo, questa era una questione minore. Noi ponemmo una questione all'epoca che non era la difesa dell'opposizione, ma è... Ma non bisogna aspettare comunque che ci sia una condanna. Noi poniamo una questione di carattere politico e non chiediamo, io almeno personalmente non ho mai chiesto le dimissioni. Pongo un'altra questione. Il PD sì, però. Le persone che si trovano a gestire informazioni a cui hanno accesso soltanto loro in ragione della loro funzione, le devono usare per la loro funzione o le possono usare contro il vicino di casa, contro la persona che gli sta antipatica? Perché questo è un punto... È un fondamentale punto in un paese di stato di diritto. Di stato di diritto, certo. Un'ultima considerazione. E questo aspetto che pongo conferma alla luce anche della vicenda giudiziaria. Cioè, la vicenda giudiziaria rafforza il dubbio. Ed è giusto che a questo punto è... In attesa del famoso giudizio definitivo, sì, che può mettere in discussione almeno la permanenza di Delmastro a fare il sottosegretario, è giusto che Delmastro possa ancora accedere alle informazioni a cui può accedere solo un sottosegretario, ecco, che ha la delega alle carceri? Ecco, questa forse è la vera domanda, Aldo Cazzullo. Tu che cosa rispondi? Fermo restando che
diciamo, i fedelissimi di Giorgia Meloni, a cominciare dal sottosegretario Fazzolari, al ministro Lollobrigida, al capogruppo alla Camera Foti, insomma, hanno tutti detto che è inconsueto il rinvio di giudizio di Delmastro, visto che il pubblico ministero aveva detto non luogo a procedere. Foti dice siamo vicini a Delmastro, è certo di infondatezza, ci sono accuse vergognose da parte della di certa opposizione, eccetera, eccetera. Quindi? Ma guarda Lili, io non so se Delmastro sia innocente o sia colpevole. So che è innocente fino a una sentenza definitiva. Di solito in Italia ci vuole molto tempo, quindi nulla di più facile che non si arrivi mai a una certezza giudiziaria o se invece si arrivi a una soluzione, come mi auguro. So però che politicamente Delmastro è un personaggio inadeguato a ricoprire il ruolo che ricopre, per il semplice fatto che con il suo compagno di stanza, lui divide simpaticamente, goliardicamente, un appartamento con Donzelli, poi si lascia andare a confidenze dicendo cose che forse non avrebbe dovuto dirgli e che poi Donzelli ha cercato di usare contro l'opposizione nell'aula. Queste cose non si fanno, anche se ho l'impressione che poi dietro questa vicenda ce ne sia una molto più grande, che riguarda i rapporti tra il governo e la magistratura. Ecco, più tardi di qualche giorno fa. Ci arriviamo, a questo ci arriviamo, voglio solo prima sentire Specchia. Se sei d'accordo sull'inadeguatezza di Delmastro a continuare a fare il sottosegretario alla giustizia poi, anche dopo questo rinvio a giudizio? Guarda, cioè, qua si parla di, hai detto tu prima, di una sorta di situazione molto, una situazione inconsueta, perché c'è una richiesta del pubblico ministero di archiviazione, di fatto, con invece il GIP che è in una... in un afflato molto raro in giurisprudenza, che è quello dell'imputazione coatta, decide di chiedere al pubblico ministero, non lo fa lui perché il pubblico ministero ha l'esclusività dell'azione penale, di ritornare sui suoi passi e di fare esercitare il rinvio a giudizio. Dopodiché se il pubblico ministero non ha informazioni nuove, è ovvio che ripeterà le cose di prima, cioè riproporrà una nuova archiviazione. Però questo vuol cosa significa? Vuol dire che c'è una sorta di... No, volevo dire che c'è una sorta di accanimento. Allora, da un punto di vista tecnico si può fare tutto, dal punto di vista politico c'è un po' di accanimento, ma la tua domanda specifica, io devo essere molto onesto perché sono la persona che ha fatto dimettere Giuseppa Idem ai tempi del governo Letta per molto meno, è ovvio che a un certo punto Delmastro non la pensa come me ed è legittimo e probabilmente non la pensa neanche il mio giornale così, però io credo che tecnicamente vale per tutti, destra, sinistra e centro, i parlamentari eletti debbano essere sempre moralmente, eticamente superiori ai propri elettori. Quindi qualora ci fosse un dubbio, che non è l'avviso di garanzia, l'avviso di garanzia non è una condanna, l'archiviazione non è un plotone di esecuzione, sì, sì. No, scusate, il rinvio a giudizio. Rinvio a giudizio. In questo caso con rinvio a giudizio, a mio parere, se fossi io Delmastro, mi sfilerei, quantomeno lascerei le deleghe, e per avere le mani più libere per poter dimostrare la mia innocenza, che è sicura, perché Delmastro è persona da bene, tecnicamente preparatissimo e ha commesso una leggerezza. Quant'è che qua ti chiudo, il pubblico ministero ha detto che la violazione c'è, ma in realtà la richiesta di archiviazione è legata al fatto che non aveva la consapevolezza, la contezza che si trattasse di atti segreti. Quindi è stata valutata la buona fede. C'era stampigliato sopra. Prego? C'era stampigliato, riservato. Peggio mi sento, come dicono a Roma. Evelina Cristillan, è inadeguato a questo ruolo? Beh, in questa circostanza sicuramente l'ha dimostrato, poi bisognerebbe guardare uno spettro un po' più ampio e vedere lo storico della sua attività, delle sue affermazioni, di quello che ha fatto da deputato, eccetera. Circoscriverla a una cosa sola mi sembra un po' poco. Però essendo sottosegretario alla giustizia, io tra l'altro ho una sorella magistrato in casa, quindi... effettivamente è un po' delicata la cosa, però se posso permettermi chiedere sempre le dimissioni, quante volte l'abbiamo visto Daniela Santanchè, adesso magari non proprio le dimissioni di Lollobrigida, ma le risposte secondo me arrivano molto più dalla gente che dalla politica, no? Hanno massacrato Greco e ci sono state 50.000 firme al Museo Egizio, al direttore del Museo Egizio. 500.000 persone in piazza l'altro giorno che erano politiche, poi ci sono state delle frange che hanno fatto male. Le frange, alle donne. Per cui forse è più la gente che non vota, che magari chissà tornerà a votare, che con le proprie azioni quotidiane
dà il peso di più cosa... Più dell'opposizione, vuol dire. Ma direi più dell'opposizione, Orlando, sì. Questa, diciamo, Andrea, l'accusa che viene mossa da più parti. Tutte le accuse. Sia... tutto il tempo, cosa serve? Tanto ci stanno non le tutte danno. Le accuse, però un po' questa discussione porta, diciamo, via dal focus, secondo me, del ragionamento. Il ragionamento è una persona che probabilmente ha gestito delle informazioni riservate per scopi di parte, deve continuare a poter gestire quelle informazioni? Questa è la domanda molto semplice, sì, che non ha a che vedere neanche con la vicenda giudiziaria. La vicenda giudiziaria la dobbiamo utilizzare come elemento indiziario ulteriore, perché chiaramente ci sono stati due giudici che si sono pronunciati nel senso della prosecuzione, ecco, del processo. Un secondo, vedete, tra l'altro questa storia rompe anche un po' lo schema che viene un po' utilizzato sulla questione del complotto, perché qui i famosi PM, che sarebbero poi il braccio armato dell'opposizione giudiziaria, hanno chiesto l'archiviazione, ma l'hanno chiesta, questo sì, in un modo molto inconsueto, perché hanno detto Delmastro ha usato delle informazioni che non poteva usare, quelle informazioni dovevano rimanere riservate. Però Delmastro, nonostante sia un sottosegretario della giustizia, un avvocato penalista, una persona immagino normodotata, non era tenuto a sapere che quelle informazioni fossero riservate. Ecco, ma quindi, scusi, quindi no, la devo interrompere. Non c'è la posizione del giudice, ma la posizione del PM, sì, che è abbastanza strana. Ecco. Il ministro della giustizia Nordio aveva difeso in aula Delmastro, sì, e Donzelli, dicendo che non erano informazioni, sì, riservate, e anche Meloni ha difeso. Sì, il ministro Nordio credo abbia lì, come dire, collezionato la prima brutta figura, poi ce ne ha messa in fila un'altra serie, nella quale ha spiegato, ha fatto tutta una distinzione tra riservate, segrete, secretabili, eccetera, e in aula è venuto a spiegare che quelle... Ma ha mentito o no il ministro Nordio? Ma non era su un fatto, perché lui non si è pronunciato sul fatto che quello avesse dato le carte o meno, ha detto quelle informazioni, secondo la mia interpretazione giuridica, non erano da tenere riservate, comunque non è sanzionabile la loro divulgazione. Per ora la magistratura, usiamo sempre il per ora, ha detto delle cose diverse, ma se fossi lui mi preoccuperei del fatto di avere al Ministero delle persone che volantinano delle cose che normalmente dovrebbero rimanere nei fascicoli. Aldo Cazzullo, diciamo, sul fronte della giustizia ci sono molte altre inquietudini, ci sono quelle derubricate, diciamo, dallo stesso ministro della difesa Crosetto a inquietudini, quando ha detto che c'è un'opposizione giudiziaria con una parte della magistratura che vorrebbe far cadere questo governo di destra a destra. E tu prima hai accennato, no, questo scontro che si è scatenato tra magistratura e politica. Siamo di fronte a che cosa esattamente? Ma vedi, Lilli, la destra italiana storicamente viene da quasi 30 anni di berlusconismo, con una fortissima opposizione nei confronti della magistratura. Giorgia Meloni ha un'altra storia politica, cui peraltro appartiene anche l'onorevole Delmastro, una storia politica di destra, però una storia politica di sintonia con la magistratura. Il Movimento Sociale, si chiamava ancora così, appoggiò Di Pietro, appoggiò Mani Pulite, si è sempre smarcato da Forza Italia. Non a caso Francesco Specchia, che appartiene a una famiglia politico-culturale liberale, ha detto Delmastro secondo me dovrebbe in qualche modo sfilarsi. Delmastro appartiene a un'altra famiglia politico-culturale. Mi colpisce che l'eterno dissidio tra magistratura e giustizia e politica torni di nuovo come ai tempi del berlusconismo. E Crosetto, che è sicuramente una persona di valore, uno dei migliori ministri di questo governo, ha fatto un'intervista a Corriere della Sera, noi siamo ben felici di averla avuto, è stato uno scoop abbastanza discutibile, perché proprio perché è un ministro di grande valore, che metta le mani avanti così dicendo ho saputo che, insomma, il Ministero della Difesa, dipendono i carabinieri del Ministero della Difesa, insomma, mettere le mani avanti in questo modo fa pensare che siamo di nuovo alla vigilia di uno scontro tra magistratura e governo che di sicuro non aiuta il paese. Ma che cosa ha da temere questo governo dalla magistratura? Tu pensi che abbiano... Male non fare, paura non avere, non dovrebbe avere da temere nulla. Specchia, che cosa ha da temere questo governo dalla magistratura? È un dato di fatto che una parte della magistratura, ma l'avete detto anche ieri ampiamente nella puntata di 8:30, abbia un carattere di ostruzionismo politico in assenza di... l'ha detto il tuo direttore. Sì, l'avete detto, l'ha detto il mio direttore, ma io condivido assolutamente. Perché... cioè, in assenza di un voto, ma è normale, perché in assenza di con un voto di poteri, i voti si riempiono sempre con altri poteri. Quindi tendenzialmente dal caso Renzi al caso Salvini, al caso Mori, al caso Mannino, ci sono tutta una serie di processi impostati in modo da creare
creano un'interdizione politica, che poi sono finiti con un nulla di fatto, per non parlare delle centinaia e migliaia di processi di Berlusconi. È stato condannato due volte sole, però ne ha avuto 4.500 sentenze, una roba di questo genere, perché sia record man al mondo. Quindi tendenzialmente Crosetto non ha fatto altro che illustrare una sua preoccupazione alla vigilia di delle elezioni europee, che possono essere manipolate non da tutti, ma insomma, ma da una frangia probabilmente di una magistratura che è connotata politicamente più di altre. Crosetto si è messo a disposizione del Parlamento dicendo: vi posso dire in qualsiasi momento il mio pensiero e spiegarlo lettera per lettera. Più di così non credo che ci siano grossi problemi, non c'è uno scandalo. È una magistratura connotata politicamente, lo chiedo anche lei, Evelina Cristilen, perché ha ricordato che sua sorella è magistrata. Corte d'appello. Ma non lo so, certo che se si comincia a parlare di connotazione politica si va su una deriva molto pericolosa, perché i tre poteri è costituzionale, dovrebbero essere uno indipendente dall'altro. Ma quindi, il caso Palamara ha insegnato. Hai ragione. Ci sono delle deviazioni e queste vanno prese in considerazione. Sono d'accordissimo con Aldo Guido Crosetto, un mio caro amico, siamo piemontesi, conterranei, arriviamo tutti da Cuneo, e quindi non credo che in questo caso abbia fatto una dichiarazione da ministro della difesa prudente e anche vetero un po' democristiano, che è la sua origine, come lui, gli è scappata un pochino la mano, mentre tante altre volte, pensate alla nave che ha mandato ai palestinesi, cioè voglio dire, è uno che prende delle decisioni coraggiose. Poi, questa volta qui forse gli è scappata la mano. Gli è scappata la mano, Orlando, al una ministro. Una nave ospedale, diciamolo, per così sembra. No, nave ospedale, certo. Gli è scappata la mano, io conoscendo Crosetto. Mi scusi, è il fatto che adesso poi da giorni la destra ripeta che una parte della magistratura è connotata politicamente a vostro favore. Conoscendo Crosetto, gli è scappata la mano, e gli è scappata perché il ministro della difesa ha accesso a informazioni a cui qualunque altro ministro o diversi altri ministri non hanno accesso. Gli è scappata la mano perché non c'è un quadro di riferimento che giustifichi il suo allarme. E cito dei casi. Quando io sono diventato ministro della giustizia avevamo un problema di rimpatriare i detenuti di alcuni paesi e convocai i procuratori generali a Via Renula. Siccome eravamo in una fase di tensione col governo, c'era la questione della riduzione delle ferie dei magistrati, qualcuno forse lo ricorda, se ne presentarono metà. La Meloni, la Premier, ha incontrato una settimana fa o due settimane fa tutti i procuratori antimafia, distrettuali antimafia presso la Procura Nazionale Antimafia. Non solo si sono presentati tutti, ma non è neanche emersa una particolare tensione. Stiamo parlando di quelli che hanno il cuore delle indagini più potenzialmente contundenti. Gatteri qui ha menato duro, sul governo. Gatteri ha menato sul governo di cui facevo parte io, di cui doveva fare parte lui. Gatteri ha menato sui governi che ci sono stati dopo. Ma il punto fondamentale, Gatteri, anche qui, secondo me, era ospite di 8:30 quando non ha menato contro il governo, ha menato contro la riforma della giustizia. Sì, ma aveva menato contro anche della Cartabia, anche di questo governo. Io quello che dico, se guardiamo le vicende giudiziarie che riguardano alcuni esponenti del governo, non sono basate su dei teoremi e non possono neanche sostenere che sono stati trattati particolarmente male. La vicenda del Mastro ha visto una richiesta di archiviazione del PM. La vicenda La Russa, se la vogliamo ricordare, ha visto un grandissimo riguardo che addirittura ha portato al sequestro della carta, ma non del telefono. Sì, sì. Cioè, non so se questi guai. Ma benissimo, giustissimo. No, secondo niente me è del telefono dire. E non della carta, il contrario. La vicenda Santanchè non credo che si sia generata sulla base di un teorema, ma dell'accumularsi di una serie di debiti che sono poi emersi in alcune fasi. Però aspetta, tu cosa volevi dire? Voglio dire, come si fa a teorizzare che c'è ancora una giustizia, orologeria, un teorema, eccetera? Dopodiché, se le devo dare una opinione da persona che ha frequentato un po' la magistratura, in questo momento la magistratura è così prostrata che non penso l'abbia mai avuto, ma abbia in testa l'organizzazione di perché di prostrata? Perché è stata toccata da scandali molto forti, perché è molto divisa, perché tra l'altro probabilmente la componente, diciamo così,
che guarda di buon occhio anche a destra e moderata, in questo momento è anche forte come non l'è stata negli anni precedenti. Quindi secondo me si sta cercando di precostituire in qualche modo un alibi, perché se ci fosse qualche incidente cosa, allora è il complotto, e invece più probabilmente credo, bisogna dare conto dei comportamenti che in alcuni casi si sono tenuti. Specchia. Credo che Meloni abbia a cuore sempre un principio, che è la non ricattabilità, che è una cosa che lei, di cui lei si fa sempre avanti. Ma diciamo meglio non prendere, non dirlo più, no, questa cosa. Invece proprio su questo, la base è questo. Io penso che nel caso ci fossero delle gravi responsabilità da parte dei membri del suo governo, lei provvederà immediatamente alla rimozione di quei membri, come ha fatto con altre, in altre occasioni. Cioè, chi ha rimosso, a parte il fidanzato Gianbruno? Appunto, quella era l'occasione. Perché non ci sono finora membri del governo, viva Dio, che sono finiti nell'occhio di ciclone, a parte il caso Santanchè, che bisognerà capire come andrà a finire, ma anche quel caso Santanchè prevale sempre la cosa che ho detto prima, cioè il discorso dell'etica. Però secondo me è importante stabilire che, come diceva Orlando, qua c'è, a mio parere, c'è l'idea di un ministro che sa pesare le parole e che ha lanciato un allarme. Non è vero, a mio parere, che non ci sia un problema di magistratura, perché il problema di magistratura c'è sempre stato, c'è sempre, e ho fatto dei casi, li ho citati apposta. Vabbè, prima. Un'interdizione politica. E poi qua ti chiudo, è stato utilizzato un articolo, che è il 409 del codice penale, che è quello che riguarda l'imputazione coatta. L'imputazione coatta non si fa mai. Allora, e questo mai. È un istituto. Va bene, però adesso l'abbiamo già detto. Voglio andare avanti, perché è anche una parte del nostro titolo di stasera, Aldo Cazzullo, perché oggi l'edizione europea di politico.com, che è un importante sito americano di politica e non solo, ha stilato la lista dei 28 personaggi più influenti della politica continentale. Allora, fra questi c'è anche Giorgia Meloni, definita il camaleonte, perché sta facendo esattamente il contrario di quello che ha predicato quando stava all'opposizione. Allora, non avevamo capito, definire Giorgia Meloni il camaleonte è una critica o è un un complimento, un elogio? Ma credo sia più che altro un elogio, perché in effetti Giorgia Meloni veniva da una destra populista, antisistema, anti-establishment, che era stata molto dura nei confronti dei partner europei, degli Stati Uniti, mentre poi ha tenuto una linea atlantista sull'Ucraina, ha cercato un dialogo, anche commettendo qualche errore, con la Francia, con la Germania, è stato il vertice con da Scholz l'altro giorno, e tutto sommato quindi la Meloni ha dimostrato di saper cambiare, forse non abbastanza. Ma non a caso Salvini ha scelto di fare opposizione alla Meloni da destra. Cioè Salvini in teoria aveva un buon rapporto con Berlusconi, poteva fare opposizione, come gli suggerivano in fondo gli Zaia e Fedriga, dal centro, l'autonomia, il nord. Invece lui ha scelto la linea del generale Vannacci, che in fondo ha scritto le cose che la Meloni diceva prima e che adesso si rende conto di non poter più dire. Francesco ha detto una cosa interessante, ha detto la Meloni non è ricattabile, non vuole essere ricattabile. Quando lei ha detto a Berlusconi io non sono ricattabile, dandogli implicitamente del ricattatore, ha sicuramente segnato un passo. Berlusconi non a caso ha sempre avuto, non ha nascosto certe simpatie. Era quando stavano per formare il governo. Sì, col foglietto. Berlusconi non ha nascosto simpatie per Putin, come non le ha nascoste Salvini. Berlusconi voleva andare allo scontro con i magistrati in modo molto più duro. Però io penso che con il mondo berlusconiano la Meloni in fondo abbia rotto veramente quando ha usato questa parola, non sono ricattabile. Penso che le parole durissime di Marina Berlusconi contro la tassa sugli extra profitti delle banche, il caso Gianbruno, nascano anche da questa frattura che c'è stata tra la Meloni e il suo passato, e nel caso specifico tra la Meloni e il mondo berlusconiano. Quindi Evelina Cristillan condivide Giorgia Meloni il camaleonte, è un complimento, ma è io un credo elogio. Che... Bah, non lo so, forse pochino meno, direi che è una constatazione, perché quello che ha detto Aldo è la fotografia di quello che è successo da quando Giorgia Meloni è al governo a oggi. Io ho sentito ancora l'altro giorno da qualche parte delle dichiarazioni sue, ma come tante, sull'uscita dall'euro, più e più volte ripetuto, adesso è la migliore amica di Ursula von der Leyen, forse anche perché ci sono delle elezioni europee, certo, sia in Italia che per la von der Leyen stessa. Però ecco, io penso che il suo percorso sia stato, dal mio modestissimo punto di vista, apprezzabile, perché comunque
Poi certo, se tu guardi quello che fa Salvini domenica a Firenze con quell'olandese piuttosto che qualcun Wilders. Altro, 100 volte più, come dire, ortodossa rispetto a un atlantismo, un europeismo, eccetera, lei. Ma del resto, Evelina, il problema, scusami, Lili, è che un paese che ha 3.000 miliardi di euro di debito pubblico, se non ha un buon rapporto con la BCE, con la Commissione Europea, rischia di finire come l'Argentina. Anche perché hanno i nostri titoli di Stato. Non viene la sinistra, viene uno con la motosega. Sì, hanno i nostri titoli di Stato in pancia, non è proprio una cosa banale, eh? No, allora, la voglio chiedere, aspetta un attimo, Francesco Specchia, siccome la Meloni ha commentato il fatto di essere stata inserita nella lista dei più influenti dicendo ho banalmente smentito i pronostici, lavorando e dimostrando che può essere credibile e rispettato se dici quello che pensi e che gli altri non hanno il coraggio di fare. Cioè, quindi in realtà Meloni dice che lei non è cambiata. Per me più semplicemente ha smentito se stessa, e questa è una buona notizia da un certo punto di vista, perché se avesse fatto le cose che ha promesso nel corso di questi anni, dal clip sui 1.000 euro a per prendere 1.000 euro all'uscita dall'euro stesso al blocco navale, alla esaltazione di Putin come difensore della cristianità, saremmo in una situazione ben peggiore di quella attuale. Quindi io la considero una buona notizia, forse non la è del tutto per lei, però vi mette in difficoltà per una ragione che lei ha fatto della chiave della coerenza il tratto che la dovrebbe caratterizzare. Adesso questa chiave, diciamo, gli entra oggettivamente in crisi con un elettorato che si aspetta che faccia quello che lei aveva promesso. Per supplire a questo limite io temo, e questo si sta in qualche modo verificando, che il tutto si risolva con delle norme di propaganda, soprattutto sulla giustizia, di carattere securitario. Ritorna la questione della criminalizzazione degli immigrati, ritorna la questione il tema dell'insicurezza brandito in modo, diciamo, come elemento di propaganda politica, tutte cose che da questo punto di vista possono incrinare alcuni aspetti dello Stato di diritto. Dopodiché, quello che in verità ha stupito di più è la Meloni, che è contraria in campagna elettorale alle multinazionali, alle banche, ai grandi potentati economici, e poi ci mette 5 minuti a cancellare la tassa sui gli extraprofitti delle banche. Perché chiaramente le banche erano preoccupate da come era scritta. Rispetto a Draghi ha ridotto di 2/3 la platea di quelli che devono pagare la tassa sugli extraprofitti dei player energetici. Ha ricevuto Elon Musk come se fosse stato un capo di Stato. Cioè, c'era lì con Netanyahu abbiate pazienza, stiamo parlando di un imprenditore privato, non di un capo di Stato. Dopodiché se lei lo intervista, io no. E spiego anche, come ministro della Repubblica, aspetti Orlando, no, voglio solo, siccome Specchia voleva fare un rapido intervento. Il discorso è come quando si è detto cadrà sull'economia, poi le tre agenzie di rating ci hanno aperto le porte e alla fine la rata del PNR è arrivata e l'economia sta andando abbastanza bene. Concetto fondamentale che Orlando dice: ha smentito il proprio elettorato. Come farà? Ma l'elettorato della Meloni non sa. Ma io penso che l'elettorato della Meloni lo sapeva che la Meloni diceva anche delle stupidaggini. Non credo che questo sarà il problema. Aspetti, uno alla volta, finisci Specchia? Meno male che non è stata coerente con quello che aveva promesso in campagna elettorale, ma il suo elettorato non è il 4% di Fratelli d'Italia, sono i liberali, sono i socialisti, arriva fino al 26%, e quell'elettorato lì è il triplo del suo elettorato di zoccolo duro. Sa dove si farà la nobiltà della Meloni? Quando arriveremo alla Bolkestein, ma io credo che con la Bolkestein seguiremo ancora una volta il solco dell'Europa, perché si accontenteranno, che sono i famosi balneari, che non è intoccabile, abbiamo allungato i chilometri delle nostre coste. Voglio finire. Lei ha fatto le norme più favorevoli. Avevamo fatto le norme per consentire ai lavoratori italiani di accedere agli algoritmi e capire come viene regolato il loro lavoro. La prima cosa che ha fatto questo governo quando si è insediato è cancellare quelle norme. Cioè, tutti i nemici che erano stati evocati, l'Europa, le multinazionali, le piattaforme, sono diventati improvvisamente i suoi alleati. Questo probabilmente al suo elettorato non crea dei grandi problemi.
però oggettivamente rispetto alla, al profilo di donna della coerenza intanto nei cosa. Sondaggi tiene e, diciamo è aumentata rispetto agli quanto prendete voi prenderete alle europee? Secondo me avremo un risultato buono. Cosa vuol dire 20, 22, però no, secondo 18. Me andremo oltre il 20%. Oltre il 20% e quindi Elly Schlein, la segretaria, non deve dimettersi perché c'è chi dice a parte che io che... penso che Elly Schlein non si deve dimettere neanche se prende il 19, non è questo il tema. Io penso che le correnti all'interno del suo partito siano molto nervose nei confronti di Elly Schlein. Stiamo perdendo la pazienza, non è vero? Diciamo che è una letteratura ormai consolidata, è un genere letterario. È un genere letterario, va bene. Allora, intanto Giorgia Meloni festeggia l'arrivo della nuova rata del PNRR, un altro passaggio molto importante. Sentiamo Paolo Pagliaro. Tra le ragioni che hanno spinto la Commissione europea a giudicare l'Italia meritevole di incassare subito la quarta rata del PNRR, 16 miliardi e mezzo che vanno ad aggiungersi agli 85 già versati, ci sono gli interventi effettuati per migliorare l'efficienza energetica degli edifici, in altre parole il superbonus, che così si guadagna una parziale riabilitazione postuma. Questo in attesa di un bilancio finale che potrebbe riservare più di una sorpresa. La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ad esempio, ritiene che i benefici fiscali e occupazionali del superbonus siano stati fin qui totalmente ignorati. Un'altra delle ragioni per cui Bruxelles promuove a pieni voti l'Italia sono gli investimenti effettuati nelle infrastrutture per l'idrogeno green, la tecnologia che promette un futuro a emissioni zero. È un riconoscimento anche alla qualità della nostra ricerca. Proprio ieri, mentre la Commissione pubblicava il suo verdetto, nel porto spagnolo di Valencia entrava in funzione il primo mezzo a idrogeno per la movimentazione delle merci, sviluppato da un team tutto italiano, Consorzio Atena, Enea, Università di Napoli Partenope e Cantieri del Mediterraneo. Si tratta di un prototipo di trattore portuale che può effettuare le operazioni di carico e scarico dalle navi cargo. Il suo sistema di stoccaggio ha una capacità complessiva di 12 kg di idrogeno ricavato da fonti rinnovabili ed è in grado di garantire un funzionamento continuo di almeno 6 ore, che è la durata media di un turno di lavoro. Il trattore non produce alcuna emissione inquinante, dato che l'unico residuo è acqua sotto forma di vapore. Hanno chiesto informazioni le autorità portuali di diversi paesi. Allora, grazie Francesco Specchia, grazie Evelina Cristilan, grazie Andrea Orlando, grazie Aldo Cazzullo e ricordo che adesso va in onda subito dopo di noi l'ultima puntata delle tue giornate particolari. Stasera il titolo è Via Rasella, l'attacco e le fosse ardeatine. 33 tedeschi, in realtà altro tesini, ma soldati, non banda musicale di pensionati, uccisi, ogni tedesco 10 italiani, 335 italiani, 12 carabinieri, militari, comunisti, preti, fucilati alle fosse ardeatine. E la protagonista femminile sarà Carla Capponi, una dei protagonisti dell'attacco, una ferita ancora aperta per Roma e per l'Italia. Quindi state con noi e noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30. Arrivederci.